La premier Giorgia Meloni ha recentemente condiviso sui social un video di 6 minuti in cui ha rivendicato le azioni del suo governo in materia di lavoro, focalizzando l'attenzione sui giovani, sulle donne e sul mezzogiorno. Nel video, Meloni ha sottolineato l'importanza data alle questioni occupazionali, evidenziando come l'anno precedente il Consiglio dei Ministri si sia riunito proprio il 1° maggio per approvare un decreto sul lavoro, dimostrando così la priorità attribuita dal governo a queste tematiche. Il 30 aprile scorso, il governo ha varato il 13° decreto legislativo della riforma fiscale, che prevede una serie di misure mirate a sostenere le famiglie con redditi fino a 28.000 euro, promuovere nuove assunzioni, fornire incentivi alle lavoratrici svantaggiate attraverso un bonus dedicato, esonerare i contributi previdenziali fino a 2 anni e rafforzare le misure per il sud del paese. Secondo la premier Meloni, questo pacchetto di misure, del valore complessivo di oltre 5 miliardi di euro, mira a creare nuova occupazione, specialmente nel mezzogiorno, e rappresenta una risposta concreta a coloro che criticano il governo sostenendo che non tenga a cuore le questioni del Sud. Nel suo intervento, Meloni ha enfatizzato l'impegno del governo nel voler garantire opportunità di lavoro anziché dipendenza dai sussidi, ribadendo così l'importanza attribuita al lavoro come mezzo di crescita e sviluppo del paese.